Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, grande fratello, nuova puntata, sta succedendo veramente di tutto. Intanto dopo quello che abbiamo visto ieri ci sono già i nuovi sondaggi in giro, intanto la puntata si è incentrata su tanti temi, dalla prima finalista che è lei, come avevamo già preannunciato Beatrice, fino ad arrivare a Simona Tagli che riabbraccia ovviamente la figlia. Ma attenzione, non è finita. Giuseppe Garibaldi ha avuto una riconoscenza dal sindaco di Reggio Calabria per aver parlato bene proprio della Calabria. Attenzione, perché in nomination ne finiscono veramente tanti questa volta. I sondaggi sicuramente ci daranno le prime informazioni sul prossimo eliminato. Intanto non ci sarà un'eliminazione diretta mercoledì, ma il meno votato andrà sicuramente al prossimo televoto. Attenzione, perché in testa c'è lei con un vantaggio davvero spiazzante, Simona Tagli 64.56, e lei, la nuova preferita del pubblico, entra in casa e prende le redini del gioco. Tutti gli altri hanno percentuali veramente misere. Parliamo di Federico al secondo posto col 7.15, attaccato Marco Maddaloni col 6.84, poi Paolo Masella 5.92, Massimiliano Varrese 5.52, Grecia Colmenares 5.11, Alessio Falsone 4.90. Grecia Colmenares, che non è più quindi la preferita, attenzione, perché sta rischiando proprio verso la fine, mentre era sempre lei la preferita dopo Beatrice Luzzi. Simona Tagli prende il posto di Grecia Colmenares, forse ha avuto l'intuizione di affiancarsi a Beatrice, forse ha avuto l'intuizione di entrare in casa e di dirla tutta quella che è la verità, dire come la pensa. Intanto proprio lei è diventata la nuova beniamina del pubblico. Incredibile, amici di Nova News 24, diteci voi cosa ne pensate di Simona Tagli e chi volete salvare. Se vi è piaciuto questo articolo, intanto mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.